Abbiamo pensato così di titolare questa mia riflessione centrandola soprattutto sul sacramento dell'amicizia. Marta Maria di Lazzaro è stato un testo che qualche anno fa ha raccolto alcuni miei interventi, un testo sull'amicizia, e credo che proprio a partire dalla lettura di quel testo sia nato il desiderio, ecco, di poter ricevere una catechesi in questo senso. Ma pregando e riflettendo, mi chiedo scusa se in realtà mi sposterò un po' da questo tema. Troveremo Marta, Maria e Lazzaro, ma non come li ho trattati in quel testo, perché il Signore mi ha ispirato altro e vorrei condividerlo con voi questa sera. Innanzitutto, il punto di partenza è una cosa molto semplice, che siccome è semplice, facciamo fatica ad accorgerci che sia così dentro la nostra vita. Noi siamo circondati da tante persone. Quasi sempre, a casa, quando usciamo, quando andiamo a lavorare, ma non riusciamo a capire che il fatto di avere delle persone accanto non significa automaticamente che queste persone ci corrispondono in qualche modo. E anche se forse questa cosa vi scandalizzerà, questo riguarda anche le persone della nostra famiglia, le persone con cui condividiamo il sangue, il cognome, una storia. Cioè, solo per il fatto che facciamo parte di un nucleo o che ci troviamo nello stesso posto, questo non ci dice che automaticamente noi stiamo vivendo una relazione significativa. Possiamo convivere con delle persone, ma non è detto che ci entriamo in una relazione profonda. Possiamo stare in un monastero, vivere accanto a delle altre persone, ma ciò che santifica un monastero non è il fatto che ci siano tante persone nello stesso luogo a fare la stessa cosa, ma che le relazioni delle persone che sono presenti in un monastero, come in una famiglia, come in una parrocchia, come in un posto di lavoro, siano relazioni significative. È un termine molto laico questo, ma ci accorgeremo come il Vangelo lo illumina. Ci fa capire come Gesù abbia puntato la stragrande maggioranza della sua vita a farci capire che noi abbiamo bisogno di relazioni significative. E il primo modo che Gesù ha usato è molto semplice, cioè la sua stessa esperienza. L'errore grosso che ne facciamo è immaginarci Gesù come un eroe che da solo porta avanti la sua missione, che non ha bisogno di nessuno, che tutti gli altri sono personaggi di riempimento intorno a lui. Personaggi che non hanno nessuna importanza perché l'unico importante della storia è Gesù. Sì, è vero, l'unico importante della storia è Gesù, ma Gesù si rende bisognoso di tante persone intorno a lui. Pensate solo al fatto che per entrare dentro la storia Gesù si rende bisognoso di Giuseppe, di Maria, si rende bisognoso delle persone che l'hanno visto crescere, di chi lo ha accompagnato. E quando comincia la vita pubblica, Gesù si rende bisognoso di Giovanni Battista. Questa cosa non è scontata. Giovanni rimane scandalizzato quando Gesù va da lui per ricevere il battesimo. Gli dice: ma sei tu che dovresti battezzare me? E tu chiedi il battesimo invece a me? Tu vuoi essere battezzato da me? Giovanni è scandalizzato perché il Messia, almeno per definizione, non dovrebbe avere bisogno di nessuno. Dio è Dio perché non ha bisogno di nessuno, e questa è la nostra immaginazione rispetto a Dio. Allora, se in parte noi abbiamo ragione, Gesù ha voluto smentire con la sua vita questa nostra considerazione. Forse per suggerirci che la perfezione vera non è non avere bisogno di nessuno, ma dire invece che noi abbiamo sempre bisogno degli altri. Ad esempio, la forza di Gesù è nel dire: io non sono solo. Il Padre è sempre con me, dice. E cioè non ci mostra quell'eroismo di un eroe solitario che va avanti portando avanti la sua missione, ma no, ci mostra invece un Messia che ha bisogno di persone intorno a lui, che ha bisogno di suo padre, che ha bisogno di sua madre, che ha bisogno dello Spirito Santo, che ha bisogno di pregare, che ha bisogno di digiunare, che ha bisogno di fare delle cose molto umane. Allora, quando noi vediamo questo in Gesù, significa che dobbiamo guardare con occhi diversi la nostra vita e capire che Gesù ha assunto la nostra normalità,
affinché ciascuno di noi, guardando la propria normalità, la benedica, cioè dica il bene che è nascosto lì dentro, lo veda questo bene, si accorga di questo bene. Allora, siamo partiti, guardate, da una considerazione molto semplice. Il fatto di vivere con gli altri, di convivere con gli altri, di avere delle persone accanto, automaticamente non ci mette in un legame significativo. Noi entriamo in un legame significativo quando scegliamo di amare qualcuno, cioè quando prendiamo la decisione di amare qualcuno. È molto bello quando noi facciamo la differenza tra diventare genitori ed essere madri e padri. C'è una grande differenza. La parola genitore viene dal verbo generare. Tu diventi genitore quando metti a mondo un figlio. Ma non è scontato che poi da genitore diventi padre e madre. Perché tu diventi padre e madre quando ti assumi la responsabilità di quel figlio. Cioè quando decidi di voler bene a quel figlio, che è unico, che è irripetibile, che non l'hai potuto creare tu con quel carattere, con quella storia, con quel modo di stare al mondo. Tu decidi di voler bene a qualcuno. Da quel momento in poi la qualità della relazione è molto più potente della carne e del sangue. Per questo Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Si gira intorno a sé e dice: ecco, mia madre e i miei fratelli. Chi fa la volontà del padre mio, mi è fratello, sorella e madre. Che cosa vuole dire? Vuole sminuire i suoi parenti? Vuole parlare male di sua madre? Assolutamente no. Ma Gesù ci sta dicendo che noi dobbiamo sempre domandarci se le persone che abbiamo accanto abbiamo deciso di amarle o ce l'abbiamo semplicemente accanto. E guardate, importa poco se uno dice: ma no, non è così perché io provo affetto. Guardate, uno ci si affeziona pure a una sedia che usa sempre, eh? E tutti abbiamo una poltrona preferita. E quando dobbiamo cambiare poltrona, dicendo: tutti questi anni che ci ho guardato la televisione su quella poltrona. Ci si affeziona anche a un oggetto, ma questo non è il bene. Decidere di amare qualcuno, questo cambia radicalmente le cose e cambia completamente anche il nome delle relazioni. Allora, come chiama il Vangelo le persone che decidono di volersi bene? Chiama amici. Allora capite che noi non possiamo semplicemente stare insieme, ma dobbiamo domandarci se siamo amici. Non possiamo dire siamo nello stesso luogo, dobbiamo domandarci se siamo amici, cioè se abbiamo deciso di amarci. Perché soltanto quando abbiamo preso questa decisione le cose cominciano a cambiare. E guardate, anche quando noi pensiamo alla missione di Gesù, uno pensa alla missione di Gesù e dice: Gesù è venuto a salvare l'umanità e il mondo. Sì, è vero, ha salvato tutti noi. Però il Vangelo insiste sul fatto che le persone che sono attorno a Gesù non sono l'umanità in astratto, sono Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa, e sono Levi, e sono... cioè fa nomi di persone concrete. Questo per dire che l'opera che Dio è venuto a compiere è passata attraverso la singolarità delle persone coinvolte. Lo vedremo tra qualche istante quando toccheremo la storia di Lazzaro. Però dobbiamo dire che tutto quello che Gesù ha insegnato agli altri, Gesù l'ha fatto in prima persona, non in astratto, ma con le persone che aveva attorno a sé, con quelle che aveva deciso di amare. Perché a un certo punto, dice, si mise in preghiera, passò tutta una notte in preghiera e quando arrivò l'alba, ne scelse 12 a cui diede il nome di apostoli. Tenete a mente questo. E i nomi degli apostoli sono, e c'è tutto l'elenco delle persone che Gesù ha scelto. Se vi andate a prendere il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che queste persone che Gesù ha scelto, lo ascolteremo nel Vangelo, dice così a queste persone: non vi chiamo più servi, ma amici. Perché tutto quello che ho detto dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Insomma, per salvare il mondo, Gesù ha deciso di diventare uomo. Per essere veramente uomo, Gesù ci ha mostrato che cosa significa amare.
E per mostrarci che cosa significa amare, Gesù non ci ha detto accontentatevi semplicemente dei legami naturali che avete intorno a voi. No, dovete scegliere di amare. Quando tu scegli di amare, entri in una relazione significativa che cambia completamente la tua vita. E perché dovrebbe cambiare la vita una relazione significativa? Perché voi non ve ne fate niente che io vi dico Dio esiste, sta in cielo, vi ama. Sono tutte parole che quando una persona sta male e non si sente amata, invece di essere di consolazione, fanno innervosire di più le persone. Perché se Dio è amore, la domanda è dov'è questo amore? Cioè io lo voglio toccare questo amore. È come se la persona venisse assetata o affamata e tu gli dici guarda c'è un pranzo buonissimo per te, c'è una bottiglia d'acqua fresca per te, e uno dice grazie che me l'hai detto, ma dove sta? Cioè io la voglio prendere quell'acqua, voglio prenderlo quel pranzo, voglio fare esperienza di questa cosa. Il cristianesimo non è l'informazione che noi siamo amati, è l'esperienza che noi siamo amati. Finché il cristianesimo rimane l'informazione che siamo amati, non ci cambia la vita. Noi abbiamo bisogno di fare esperienza dell'amore per sentire che la nostra vita è cambiata. Come fa Dio ad amarci? Con la forza del pensiero? Attraverso una magia? Usa i fratelli e le sorelle che abbiamo accanto. Usa le persone che abbiamo accanto. Usa le situazioni concrete in cui la nostra vita sta accadendo. Noi non siamo nati nel Settecento, siamo nati adesso. In questo momento abbiamo accanto delle persone, persone concrete e situazioni concrete. Bene, Dio usa quelle situazioni concrete, quei volti concreti, quelle persone concrete per farci arrivare il suo amore. In questo senso, le persone, quando diventano il mezzo attraverso cui io faccio l'esperienza dell'amore di Dio, noi possiamo chiamare queste persone sacramento. Quando io dico, dov'è che l'ho incontrato Dio? Devo sempre raccontarvi la storia di qualcuno. Devo sempre raccontarvi un'esperienza che ho fatto. Devo sempre raccontarvi qualcosa che è circoscritta in maniera molto concreta. La storia di Gesù è abitata da persone, da volti, da situazioni. E questo perché? Perché Gesù ci vuole dire che non c'è niente di male a dire che la nostra vita è degna di essere vissuta quando possiamo fare affidamento su qualcuno. Se voi prendete i momenti più belli della vita di Gesù, Gesù non li vive da solo, si porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ecco il tavolo, la trasfigurazione. E quando Gesù deve affrontare una cosa brutta, si porta con sé gli amici, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quasi a dire che la gioia e il dolore si possono vivere umanamente solo se non siamo soli, solo se c'è qualcuno dentro la nostra vita. Qual è la catechesi del demonio? Tu non hai nessuno, non c'è nessuno dentro la tua vita. Sì, magari Dio è amore, ma per te non c'è niente. Sapete la cosa più stupida che noi possiamo fare dentro la vita? È credere in questa catechesi e credere che in realtà è così. Questa voce molto spesso distrugge la nostra vita, distrugge la nostra speranza e non ci fa fare l'esperienza della grazia di Dio. Gesù è venuto nella storia perché nessuno possa più essere intimamente convinto di essere solo. Perché uno che ti ama fino al punto di essere morto per te, non vi viene in mente che si inventerebbe qualunque cosa pur di farti arrivare questo amore dentro la tua vita. Allora si tratta di capire in questo momento chi sta usando Dio per entrare dentro la mia vita? Chi è il sacramento dell'amore di Dio dentro la mia vita? Lo diciamo ancora meglio, chi sono i nostri amici? Chi sono queste relazioni significative dove io sto sperimentando l'amore di Dio? Bene, tutti dobbiamo partire da un presupposto e guardate, adesso farò un po' di teologia, ma una teologia incarnata. Spiegherò un concetto che vorrei però che ciascuno di noi lo sentisse vero dentro la propria esperienza. Noi abusiamo del termine fratelli, sorelle, ne abusiamo di questo termine. Perché facciamo così? Perché questa cosa può diventare semplicemente un intercalare tra di noi, no? Abbiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle di comunità, le persone insomma in cui negli ambienti cristiani
appellarsi in questo modo diventa quasi un'abitudine. Ma perché noi facciamo questo? Ci avete mai riflettuto perché noi dobbiamo considerare tutti fratelli? Perché Dio è nostro padre. Se tu scopri che Dio è tuo padre, ogni persona che è accanto a te è fratello e sorella. Quindi c'è una cosa che ci è data il giorno del nostro battesimo. Da quando noi siamo diventati figli di Dio attraverso il battesimo, noi consideriamo chiunque accanto a noi fratello e sorella. Quando abbiamo scoperto che Dio è il nostro Padre, Gesù che dice, quando pregate dite Padre nostro. Perché dice Padre nostro e non ci fa dire Padre mio? Perché quando tu riconosci che Dio è Padre, la tua scoperta è che intorno a te ci sono fratelli e sorelle. Quindi la fraternità umana per noi è fondata teologicamente sul fatto che noi siamo figli di Dio e che Dio è il nostro Padre. Se Lui è il nostro Padre, siamo tutti fratelli e sorelle tra di noi. Ma attenzione a quello che sto per dirvi. Noi siamo tutti fratelli e sorelle, ma non tutti siamo amici però. Cioè, tu puoi avere tutti fratelli e sorelle, ma di amici non ne avrai moltissimi nella vita. Ne avrai alcuni. Per esempio, non sareste rimaste male anche voi nel sentire che Gesù aveva i suoi? Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria e Lazzaro, insomma, persone con cui dice questi erano gli amici di Gesù, e gli altri? E gli altri che sono i figli della schiava? Gesù non sta facendo una sorta di preferenza delle persone, perché considera tutti fratelli e sorelle, cioè sono tutti degni di questo amore. Ma Gesù ci sta dicendo una cosa molto concreta, e vedete, liberiamoci dal politicamente corretto. Non si può essere amici di tutti. È impossibile questo. Si può essere amici di alcuni. E solitamente questi alcuni sono un dono di Dio. Cioè il Signore sceglie qualcuno attraverso il quale Lui si manifesta in maniera più specifica. Quindi, tra dire amici e non amici, dobbiamo ricordarci che per noi la differenza è tra il fatto che siamo tutti fratelli e sorelle, e poi alcuni sono amici. Quale parola ho appena abolito? La parola nemico. Per noi non dovrebbero esistere nemici. Perché anche quelli che sono contro di noi rimangono nostri fratelli e nostre sorelle. Chi è che tradisce Gesù? Un estraneo? Un suo fratello lo tradisce? Giuda. La maggior parte del male, cioè del male serio, il male che ci fa male, lo riceviamo da persone vicino a noi. Questo non deve scandalizzarci, ma queste persone rimangono nostri fratelli e nostre sorelle. Ma ci sono alcuni che non sono solo semplicemente fratelli e sorelle, ma sono nostri amici. E questi amici sono un dono di Dio. Qui siamo nel bellissimo monastero delle Agostiniane. Mettiamo il caso che in questo monastero ci sono 50 monache. Sarebbe impossibile dire tutte e 50 sono amiche tra di loro. Non è così. Certamente però c'è un legame fraterno tra di loro. Sono sorelle tra di loro. Ma è ovvio che ci sarà qualcuno con cui tu dici in quella sorella io sperimento l'amicizia. Ed è un dono di Dio. Non c'è niente di male in questo. Allora, questo non si tratta quindi di dire che quando noi avvertiamo l'amicizia nei confronti di qualcuno, gli altri li cancelliamo. Perché ve lo ripeto, c'è qualcosa, un minimo sindacale che ci unisce tutti. Siamo tutti fratelli e sorelle a causa del fatto che Dio è il nostro Padre. Ma questo non deve metterci al sicuro. Perché la fraternità poi a un certo punto ha bisogno di fare un passo ulteriore. La vera fraternità diventa fraternità quando la fraternità contempla l'amicizia. Gli amici non si stabiliscono al tavolino, gli amici li si riceve. E l'unica cosa che puoi fare è dire, Signore, fammi capire chi è il mio amico. Mostrami gli amici. Ora, quando tu scopri gli amici, che cosa vorresti scoprire? Persone che ti fanno passare l'amore di Dio, quindi persone che sono sacramento dell'amore di Dio. Però non dobbiamo dimenticare una cosa. Queste persone che sono sacramento dell'amore di Dio sono anch'esse umane e quindi sbagliano.
A volte non sono all'altezza del loro ruolo, a volte si addormentano. Mi sembra bello che mentre Gesù sta vivendo una cosa bellissima sul Monte Tabor, Pietro, Giacomo e Giovanni erano oppressi dal sonno. Che quando Gesù sta sudando letteralmente sangue per il dolore che prova, i suoi amici dormono. Cioè, il fatto di aver trovato degli amici non significa che abbiamo trovato dei perfetti. Abbiamo trovato delle persone che con la loro storia, con i loro limiti, con i loro difetti, il Signore miracolosamente li usa per farci passare l'amore di Dio. E poi ogni tanto ci fa scoprire anche i difetti di queste persone affinché ci ricordiamo che non sono Dio. Sono segno di Dio, ma non sono Dio. Anche questo non è scontato. Perché magari ci abbiamo messo un sacco di tempo ad entrare in amicizia con qualcuno. Ma come uno sgarra, per me, chiuso, fine, basta. Cioè, non è una questione, capito, di sorriso, di saluti, è una questione di cuore. L'aspettativa che abbiamo messo su quelle persone è un'aspettativa, fratelli, che noi possiamo riservare solo a Dio. Solo Dio non tradisce mai. Solo Dio è all'altezza sempre di questo amore. Solo Dio non molla mai la presa. Solo Dio non viene mai meno, solo Dio dà tutto. Diceva un mio amico prete, anziano, lo ripeto spesso perché all'inizio mi faceva sorridere, ma col passare degli anni capisco che è una cosa assolutamente vera quello che diceva. Diceva, guarda che solo Gesù Cristo è morto per noi. Può capitare nella vita che tu sperimenti uno che ti dà la vita, ma la pienezza della vita soltanto Gesù Cristo. Allora, siamo tutti fratelli, ma il Signore ci dona degli amici, perché attraverso questi amici, quando ne abbiamo bisogno, solo quando ne abbiamo bisogno, il Signore ci dà qualcuno. E in quel momento noi sperimentiamo il bene di Dio, ma questo non significa che in quell'esperienza noi stiamo toccando Dio nella sua totalità, stiamo toccando semplicemente un segno di questo amore. Noi dobbiamo essere disposti a perdonare. Può esistere amicizia senza perdono? No. Può esistere matrimonio senza perdono? No. Può esistere fraternità senza perdono? No. Da dove nasce l'esperienza del perdono? Dal fatto che noi ci ricordiamo che le persone che sono accanto a noi non sono Dio. Allora ti perdono. Perché accetto che sei umano. Bene. Adesso mi piacerebbe usare alcune storie della vita di Gesù, alcune persone, anzi alcuni amici di Gesù, per sottolineare alcune caratteristiche dell'amicizia. Insomma, quello che io dividerò per personaggi lo dovete leggere tutto insieme. Cioè, sto per fare una descrizione di che cos'è il sacramento dell'amicizia, però lo farò pezzo per pezzo usando un personaggio alla volta. Ogni personaggio illuminerà un aspetto del sacramento dell'amicizia. Allora, ci troviamo a Betania. Betania, come sapete, è la patria, c'è la casa di amici, amici veri di Gesù. Pensate che questi amici, sto parlando di Marta, Maria e Lazzaro, erano talmente tanto amici che Gesù, prima di entrare nell'ora della passione, l'ultima cena che fa prima dell'ultima cena, insomma, la cena tra amici che fa prima di entrare nell'ultimo momento della sua vita è a casa di Marta, Maria e Lazzaro. L'importanza che hanno queste persone nella vita di Gesù è un'importanza capitale, non è un'importanza così decorativa o di lato. Non voglio dare nessun giudizio sulle storie che tutti noi conosciamo. Ad esempio, voi sapete che quando leggiamo la storia di Marta e Maria, tutti diciamo, Marta, troppo preoccupata, affaccendata, mentre Maria si è scelta la parte migliore. Non mi interessa questa sera dire questo. Mi interessa prendere tutto il bene di tutti. E ad esempio, il bene di Marta è un bene assoluto. Perché chi è che porta Gesù in casa? È Marta. Perché Marta ci mostra la prima caratteristica dell'amicizia. Sapete qual è? L'accoglienza. Quando noi sperimentiamo l'accoglienza, quando
quando incontriamo delle persone che sono disposte a condividere con noi qualcosa. La cosa più banale che possono condividere con noi? Il cibo. Ma se uno sa condividere un pranzo o una cena, quello è segno che è capace di una condivisione anche più profonda. Non possiamo parlare di amicizia se non c'è il dono dell'accoglienza. Ma guardate, la caratteristica dell'accoglienza viene da un'altra parola molto interessante. Non è solo imparare a condividere, ma imparare a condividere gratuitamente, cioè senza aspettarsi il contraccambio. E fare le cose a fondo perduto. Voler bene a qualcuno senza metterci sempre, adesso l'ho fatto io, lo segno, poi lo cantere. Ma guardate, questo commercio non fa bene all'amicizia. L'amicizia si nutre di accoglienza quando tu trovi delle persone che ti vogliono bene gratuitamente, che ti accolgono gratuitamente, che tu ti accorgi che non sei un peso, non sei un problema, non sei qualcuno da gestire, sei qualcuno che può essere subito appropriato in casa, nelle situazioni, nel tempo, nelle attenzioni, nella tenerezza. Non ci può essere amicizia se non impariamo l'accoglienza. E l'accoglienza è tornare a condividere e a condividere gratuitamente. Ora, una domanda a cui ciascuno di noi deve sentirsi interrogato. Noi siamo capaci di condivisione? Perché a volte noi siamo capaci di fare tantissime cose, ma non di condividere. Cioè, di non essere capaci di diventare compagni. Parola compagno, compagnia viene dalla capacità di sapere spezzare il pane e condividerlo tra di noi. Se io mi trovassi davanti soltanto a delle famiglie o a delle coppie, io direi: che cosa è che vi aiuta a diventare più coppia? A condividere delle cose insieme. Fate delle cose insieme. Se fate cose insieme, questa cosa fortifica la coppia. Quindi il problema non è fare delle cose, perché ci può essere anche che uno nella coppia fa le cose, le fa per tutti. Il problema è fare le cose insieme. Se tu le fai insieme, sperimenti la condivisione. La condivisione crea intimità, crea familiarità. Allora, se è vero in un legame significativo come quello di una coppia, è vero anche in un legame significativo come quello dell'amicizia. Noi dobbiamo essere capaci di condivisione e di gratuità. Non presentate mai il conto. Anche quando qualcuno vi toglie dalla bocca perché vi mette in una situazione in cui sembra rinfacciarvi tutto, non rinfacciate mai niente. Non dite: ma io ho fatto, ho detto. No, dobbiamo fare a gara nell'essere gratuiti, a gara nel voler bene a fondo per tutto, perché Gesù ha fatto così, è Lui che ci ha voluto bene così. O vi pare che Gesù, salendo in croce, dicendo: io adesso muoio, poi veniamo al conto, dice Paolo, a stento si trova una persona che è disposta a morire per uno che se lo merita. Cristo, dice, è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici, cioè quando non meritavamo nulla. Lui è morto per noi. Questo ve lo dico perché ci sono in alcuni momenti in amicizia in cui ti è facile essere accogliente e gratuito, ma ci sono dei momenti in cui devi prendere la decisione di essere accogliente e gratuito, perché la persona che c'è di fronte non se lo merita. Per questo vi ho detto che l'amore dell'amicizia è un amore che si decide, non un amore di pancia. Perché se uno sente la pancia, che cosa dovremmo cancellare da cristiani? Io non mi sento di fare questa cosa. Io non ti ho detto se lo senti o no. Che cosa ti insegna il Vangelo? Non che cosa ti insegna la tua pancia. Se tu credi nel Vangelo, il Vangelo ti dice di amare così. Ama. Altrimenti ti stai a fare un gioco cambiando le regole a secondo quello che ti interessa. Il capolavoro di Marta. Sì, poi dopo gli abbiamo dato addosso a questa poveretta. Ma Gesù è entrato a casa di queste persone perché Marta ce l'ha fatta entrare. La capacità introspettiva di Maria non avrebbe mai fatto entrare. Perché? Perché Marta
sa costruire certamente delle relazioni, sa intrallazzare, e a volte serve anche questo. Un'amicizia è tale quando c'è il dono dell'accoglienza. Basta l'accoglienza? Ecco no. La seconda caratteristica, e questa volta ci aiuta Maria. Un amico è tale, un'amicizia è tale, quando c'è questa parola straordinaria che noi abbiamo dimenticato, l'ascolto. Ma voi avete qualcuno a cui potete parlare perché vi ascolta? A me sembra che certe volte noi possiamo parlare e gli altri si sentono sempre in dovere di doverci sentenziare qualcosa, darci la soluzione a qualcosa, fornirci il loro punto di vista, ma certe volte qualcuno ha solo bisogno di parlare. C'è qualcuno che è disposto ad ascoltarci? Perché lo sapete qual è il miracolo dell'ascolto? Quando tu tiri fuori le cose da te e le consegni a qualcuno, immediatamente in questo gesto le cose diventano chiare. Se tu parli te con te stesso, non funziona. Se lo dici a qualcuno, sì. È il miracolo dell'ascolto. Quante volte noi diciamo, guarda, grazie, grazie a te ho trovato, quello non ha fatto niente, ti ha ascoltato. Però il miracolo di trovare qualcuno che ci ascolta. Questo significa che noi dobbiamo imparare non a voler risolvere i problemi degli altri, ad avere sempre la risposta alle domande degli altri. La cosa peggiore, ad esempio, è che se io mi porto dentro un dubbio, una domanda, la cosa peggiore non è non trovare la risposta, ma non poter consegnare a nessuno quella domanda. Io sto soffrendo, posso poter dire a una persona che senso ha tutto questo? Senza per forza sentirmi dire, quando io dico, ma che senso ha questa sofferenza? No, Dio ha progetti sulla tua sofferenza. In quel momento una persona non ha bisogno di teologia, ha bisogno di dire a qualcuno, questo ha senso, questo mio dolore? Perché la risposta è Gesù Cristo, non le nostre idee. Allora, esiste l'amicizia se noi ci esercitiamo nell'ascolto, e l'ascolto è poter lasciar parlare qualcuno senza prevalere su questo qualcuno, lasciar parlare qualcuno senza giudicare questo qualcuno. E qui devo aggiungere un dettaglio alla parola ascolto. Che cos'è che inibisce il parlare? Quando l'ascolto è giudicante. Cioè quando mi trovo qualcuno che di fronte, invece di accogliere quello che sto dicendo, lo giudica. A noi non piace il giudizio ci fa più dell'avvicio. Se io mi sento giudicato, non riesco ad aprirmi, non riesco a dire le cose. Non sarà un problema vostro, ma vi posso assicurare che se una persona si va a confessare e percepisce che di fronte c'è qualcuno che lo sta ascoltando in maniera giudicante, non riesce ad aprire il cuore fino in fondo. Gesù non si lasciava impressionare da niente. Incontrava un lebroso, malattia terribile e contagiosa, e Gesù lo toccava. Cioè, non metteva una barriera tra sé e quello e le persone che incontrava. Il suo ascolto era un ascolto libero, non giudicante. Non significa che se uno ti sta dicendo delle cose brutte tu a un certo punto gli dici guarda che questo è male, ma devi percepire che può dire tutto. E questa è una bella domanda. C'è qualcuno nella vita in cui potete dire tutto? Tutto! E io dico a questa persona posso dire tutto, senza problemi, posso aprire completamente il cuore a questa persona. Perché noi abbiamo bisogno di incontrare nella vita qualcuno con cui possiamo aprire completamente il cuore. Questo è liberante. E chi è colui che ci libera? Dio. Se esiste una persona a cui io possa aprire il cuore, diventa sacramento del Dio che libera. Che bello, no? Sperimentare di avere degli amici perché ci sono delle persone che magari dicono guarda, io ho commesso un omicidio, però lo posso dire a te. Certo, poi dopo mi accompagno tu dai carabinieri, ovviamente sapete che diventate complici, però posso dirlo, posso aprire il cuore con qualcuno.
Quando tu apri il cuore, il demonio non può fare niente. Se tu rimani nella tenebra, il demonio fa tutto perché agisce nelle tenebre. Allora, la prima maniera di far entrare la luce dentro la nostra vita è parlare, ma parlare a vuoto non serve. Il nostro parlare deve poter ricevere l'ascolto di qualcuno. Gli amici sono quelli che ti ascoltano. Terza caratteristica, ci faremo aiutare da Lazzaro. È qui. Usate la vostra fantasia, visto che Lazzaro nel Vangelo non dice niente, non fa niente, muore e basta, crea problemi. Eppure Lazzaro è portatore, secondo me, di un'altra caratteristica importante della decenza. Ad esempio, questo mi pare di averlo detto tante volte, quindi se qualcuno di voi più o meno è avvezzo alle cose che dico, si ritroverà nelle parole che sto per dire. Una volta Gesù aveva trovato la formula giusta per dirci in che cosa consiste l'amore più grande. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Bellissimo, no? Bene, se andate a prendere il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che da tempo, cioè ormai da molto tempo, i potenti dell'epoca avevano il desiderio di uccidere Gesù. Ma c'è un momento preciso in cui prendono la decisione di ucciderlo. Lo sapete quando? Quando Gesù risuscita Lazzaro. Dopo che compie quel miracolo, dice il Vangelo, allora presero la decisione di ucciderlo. In pratica, Lazzaro viene risuscitato da Gesù e Gesù muore. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. Ma perché Gesù muore per Lazzaro? Perché gli importa di Lazzaro? Ecco la terza caratteristica dell'amicizia. Io importo a qualcuno. Sapete come si traduce questo a livello relazionale? La compassione. Significa che il tuo dolore mi fa male, la tua gioia mi fa gioire. Gesù era così. Non era neutro davanti alle persone. Vedeva uno che soffriva e diceva: ma io sono la risurrezione della vita e quindi tutto bello. No, sta per risuscitare Lazzaro e piange davanti a quel sepolcro. Sta per risuscitare il figlio della vedova di Nain e dice il Vangelo: vedendo quella donna gli vennero le lacrime agli occhi. Ma caspita, stai per fare un miracolo, perché ti commuovi? Perché Gesù fa sentire le persone importanti. Perché dice: a me importi tu, il tuo dolore a me importa. Diceva un grande teologo: Dio non conta i nostri peccati, conta le nostre lacrime. Ora, guardate, se io sto male e a qualcuno importa che io sto male, significa che io ho un amico. Se io sto bene e qualcuno è felice che io sto bene, significa che ho un amico. Non è scontato, eh? Quando uno le cose gli vanno bene, si scatena l'invidia, non la gioia altrui, eh? Perché non so per quale recondito motivo è la ferita del peccato originale, no? Quando vediamo che a qualcuno le cose stanno andando bene, sorridiamo, ma sotto sotto c'è come mai a quello, no? Invece quando tu dici: guarda, quello che è successo è come se fosse successo a me, sono felice come se fosse successa a me questa cosa. Ecco, ditemi la verità, quante persone così ci avete nella vita? Potete dire che sono centinaia di persone che gioiscono con voi. Però qualcuno c'è qui. Qualcuno a cui importiamo. Ecco, Lazzaro introduce nell'amicizia una caratteristica importantissima. L'importanza. Importare qualcuno. E quindi la declinazione di tutto questo attraverso la compassione, la gioia è la mia gioia, il tuo dolore è il mio dolore. Ecco, gli amici, siamo compagni nella buona e nella cattiva sorte. Quarta caratteristica, qui l'avete già ascoltato
penso una bella catechesi che parla del ruolo di Maria, ma io vorrei ripescare per un istante il ruolo di Maria, perché io penso che questa donna, soprattutto in un brano del Vangelo di Giovanni che troviamo al capitolo 2, cioè le nozze di Cana, ci mostra in che cosa consistono i veri amici. Ora, tutti avete presente questa storia, no? Al terzo giorno Gesù fu invitato a Cana di Galilea in un matrimonio. Erano presenti Gesù, i suoi discepoli e la madre di Gesù. A un certo punto Maria si accorge che non hanno più vino. Va da Gesù, dice: non hanno più vino. Gesù: donna, che ho a che fare con te. Quella consigliente forse va dai servi e dice: fate quello che vi dirà. E Gesù va: istruzioni, andate, prendete, riempitele d'acqua. Quelli li portano a tavola, il maestro di tavola intinge, beve, fa i complimenti allo sposo. Miracolo, primo miracolo di Gesù. Perché è interessante questa storia? Perché se nella vita non abbiamo persone che si accorgono delle cose serie che ci mancano prima di noi, volete un esempio? Se io sto facendo una stupidaggine e non ho nessuno che a un certo punto mi dice: ma che stai facendo? Io non ho amici. Noi, per paura di perdere gli amici, non siamo più disposti a dire la verità. Tu hai amici quando dici la verità a qualcuno. Tu hai amici quando la verità non te la fai dire dal demonio, che te la dice la verità ma per distruggerti, ma te la fai dire dagli amici. Cioè, chi sono quelli più autorizzati a dirti la verità se non le persone che ti vogliono più bene? Allora, vedete, fratelli, quando qualcuno che vi vuole veramente bene vi dice una cosa scottante, accoglietela perché vi vuole bene, per questo lo dice. In quella festa Maria poteva dire: io sono invitata, non faccio fatti miei, le nozze non sono le mie. Quando vedo che le cose non vanno bene, faccio una bella processione e me ne vado a casa. No? Mi interessa. E sapete in che cosa si vede l'amicizia? Perché questa donna si accorge della verità. Sta per scoppiare una tragedia e lei se ne accorge. E cosa fa? Prega. Andare da Gesù e parlare con Gesù significa che sta pregando. Quante persone avete che pregano? Quante persone avete che, guardate, pregare significa presentare a Dio chi ci sta a cuore e dire ogni giorno: guarda, accorgiti di questa persona, Signore, guarda, aiuta questa persona. Una delle manifestazioni, per noi cristiani dico, una delle manifestazioni più potenti dell'amicizia è poter pregare gli uni per gli altri. Maria prega. E anche se la risposta di Gesù non è delle migliori, sembra che non gli interessi molto, no? Come succede nelle nostre preghiere, che noi ascoltiamo i drammi di qualcuno e gli diciamo: guarda, adesso dico il rosario per te, oppure faccio un digiuno per te, o vado a fare un pellegrinaggio per te, vado a fare un po' di adorazione. Finita l'adorazione ti viene subito la mania di prendere il telefono e dire: vediamo se sono migliorate le cose, no? Rispondo al telefono: beh, come va? È tutto peggiorato, funziona, la magia non ha funzionato, no? Questo ci fa perdere fede a noi. Cioè, quando noi preghiamo e non otteniamo le cose, perdiamo di fede. La Madonna invece reagisce a questa risposta di Gesù in un modo stranissimo, come se Gesù gli avesse detto: immediatamente ti faccio la grazia. Ha una fiducia nei confronti di che è pazzesca, una fiducia nei confronti di tuo figlio Gesù, che è pazzesca. Voi avete amici che hanno fede? Io gli amici ce li ho. La domanda è: questi miei amici hanno fede? Attenti, hanno più fede di me, hanno più speranza di me, sanno fidarsi di Dio più di me. E molto spesso ci sono momenti nella vita in cui, grazie alla fede degli amici, voi vi salvate. Ma a volte poi le cose cambiano, entrano in difficoltà loro e hanno bisogno della vostra fede per salvarsi. Aiutarci gli uni gli altri, dire la verità, intercedere. Queste sono due caratteristiche importanti che ci insegna la Madonna. Tu hai amici quando gli amici ti dicono la verità.
Tu hai amici quando hai persone che sanno pregare per te, che sanno intercedere per te, che sanno offrirsi per te. Ultima caratteristica, e questa volta ce la insegna Giuseppe. Non possiamo parlare di amicizia se non parliamo del verbo custodire. Giuseppe è uno straordinario maestro di che cos'è la custodia. Che cos'è custodire qualcuno? È porre se stessi come difesa. Allora, se io un bambino mi fa e sto affrontando, non lo so, una pioggia forte, cosa fai? Usi il tuo corpo per proteggerlo dalla pioggia. A meno che non trovate qualcuno che prende il bambino e se lo mette in testa per coprirsi dalla pioggia, io toglierei il bambino che fa così. La parte più fragile viene custodita da quella più forte, no? Allora, custodire significa mettere noi stessi a difesa degli altri. Allora, quando Gesù ha bisogno, Giuseppe offre se stesso come custode. Quando Erode vuole uccidere il bambino, Giuseppe pone se stesso come la soluzione alla persecuzione di Erode. Li mette su un asino, se ne vanno in Egitto, si mette a lavorare lì. Custodire non è semplicemente dire io ti custodisco, significa porre se stessi davvero a difesa. Questo lo sapete cosa significa in termini cristiani? Siete disposti a beccarvi un po' del male che le persone stanno subendo? Di beccarvelo voi, di dire Signore, voglio custodire questa persona, metto me stesso lì, dare la vita. Gesù ha trovato fin dall'inizio della sua vita qualcuno che è stato disposto a dare la vita per lui. Giuseppe è un capolavoro in questo. Ha dato la sua vita per lui e per Maria. Costantemente, per tutta la sua vita ha custodito. Compito principale di Giuseppe è custodire. Prendetelo come un santo da tenere sempre vicino dentro la vostra vita, perché Giuseppe agisce sempre così, si pone sempre come custode, pone se stesso, offre lui il riscatto. C'è un ordine molto bello, l'ordine di mercedari, avete mai sentito? I mercedari sono un ordine religioso che è nato con lo scopo di riscattare gli schiavi. Molto spesso questi religiosi offrivano se stessi per la liberazione degli schiavi, in pratica. Diventavano schiavi loro per poter liberare uno schiavo. È una cosa eroica questa, eh? Questi passavano il resto della loro vita avendo riscattato degli schiavi, eh? È potente. Guardate, finché noi non arriviamo al punto di dire io voglio talmente tanto bene a una persona che sono disposto a dare la vita questa persona, a porre me stesso come custode di una persona, allora noi non abbiamo mai incontrato amici. Ma aggiungo, chi di noi è capace di accogliere? Chi di noi è capace di ascolto? Chi di noi è capace di dare importanza a qualcuno? Chi di noi è capace di dire la verità o di intercedere veramente? Chi di noi è capace di custodire? Nessuno. Noi fino a un certo punto queste cose le riusciamo a fare. Sapete chi è che ci dà la grazia di fare tutte queste cose? Lo Spirito Santo. Fra pochi giorni ci sarà la Pentecoste. Guardate, è una festa preziosa per noi cristiani. E sapere che tutte le belle parole che avete ascoltato oggi pomeriggio diventeranno possibili solo se riceverete forza dall'alto. Senza la forza dello Spirito, questi sono propositi. Bellissimo, no? Ma quando andrete fuori non reggerete. Ma se c'è la grazia di Dio, sì. C'è un momento durante l'ordinazione sacerdotale in cui ai candidati viene domandato di fare delle promesse. Vuoi tu? E risponde sì. L'ultima volta il candidato risponde così. Sì, con la grazia di Dio lo voglio. In un matrimonio. Con la grazia di Dio prometto di esserti fedele sempre nella gioia. Con la grazia di Dio. Senza la grazia di Dio non si può fare niente. Quindi, fratelli,
se noi non viviamo in grazia di Dio, tutto questo è impossibile da vivere. Il cristianesimo è tentare di restare in grazia di Dio, perché se tu sei in grazia di Dio, con la grazia di Dio, vivi così. L'amicizia è un sacramento, ma solo con la grazia di Dio si può vivere questo sacramento, e questo sacramento può salvarci, può far arrivare davvero quell'amore che salva dentro la nostra vita. Chiediamo questo al Signore, chiediamo tra un po', tra qualche istante, durante l'Eucaristia, non di avere amici, perché è sicuro che ce li abbiamo, di capire dove sta, di riconoscerli. Guardate, quale Dio può dire di amarci se ci fa fare un viaggio senza darci i mezzi per fare questo viaggio? Il Signore ci ha dato il viaggio di questa vita? Sì, perché siamo vivi. Allora significa che ci ha dato anche i mezzi. È sicuro che ci ha dato amici. La domanda è, dove stanno? Donaci occhi, Signore, per accorgercene. E quando ce ne siamo accorti, insieme alla gratitudine, dacci la grazia di non perderli mai questi amici, perché solo così non soltanto capiremo il Vangelo, ma potremo anche viverlo.